perché hanno problemi, altri impegni anche. Chiederei di ridurre se possibile 5 minuti e do informazioni ai presenti se potete dare qualche euro, perché la sala ci costa 200 euro e quindi se potete all'uscita dare qualche cosina ci aiutate. Grazie, Massimiliano. Poi Gatti. Però c'è anche il lobby sintetici. Dai, ognuno parlerà allo stesso tempo più o meno degli altri, è bene che gli altri perfetto. Cercherò di essere breve, dopodiché parametrato anche al tempo che stato molto velocemente. Ringrazio Dio, l'invito. Io fino all'anno scorso facevo l'operaio metalmeccanico, quest'anno sono disoccupato. E una delle domande, diciamo, più interessanti che è stata posta all'inizio nettamente, che chiedeva rispetto al job act della Fornero, che tipo di posizione. Io sono di potere al popolo, sono candidato a Milano nella lista plurinominale per il Senato, sono il quarto della lista, e domandava quali garanzie ci date anche rispetto alla risposta che ci date. Allora, la garanzia che posso dare io è che quando lavoravo in fabbrica, quando c'è stata la riforma Fornero, ho fatto ore di sciopero e di mobilitazione in piazza contro la riforma Fornero, per cui, così come ero contrario alla riforma Fornero quando è stata votata, e qualcuno che oggi dice bisogna rivederla invece l'ha votata, e quindi stava lì a votare mentre noi eravamo in piazza contro quella cosa là, io ero contro e continuo ad essere contro, e tutta la lista di Potere al Popolo è contro la riforma Fornero e per l'abolizione totale della riforma Fornero. Stessa cosa vale per il job act. Il job act sono state scioperi, ore e ore, manifestazioni, qualcuno si è alzato dalla Camera per lasciarlo votare e noi eravamo in piedi in piazza a dire che non lo volevamo, ed è passato il job act. Per cui siamo per la reintegrazione totale dell'articolo 18 e l'estensione a tutti, perché una delle cose che dobbiamo combattere di più insieme, e non è una promessa, ma è la promessa che combatteremo per queste cose, è rompere con il profilo di divisione che c'è fra di noi. Guardate, prima qualcuno diceva non possiamo mettere in contraddizione opzione donna con la questione del quota 41, quota 100, tutte queste cose qua, cioè favorire il continuamento della divisione fra di noi, perché tutti quanti, il problema fondamentale degli ultimi anni in questo paese, che da 30 anni a questa parte sono stati presi ingenti fondi dei lavoratori direttamente dal loro salario o nelle casse della previdenza sociale e sono state spostate nei profitti delle grandi imprese, tant'è che queste grandi imprese hanno così tanti profitti che ogni anno 130 miliardi volano alle Cayman, alle Seychelles e in altri posti paradisi fiscali e vengono tolti, diciamo, la possibilità di poter utilizzare per non utilizzare più l'INPS come cassa per pagare i debiti delle grandi imprese e delle banche in Italia, ma per, come dire, sviluppare il welfare nel nostro paese, valorizzare la possibilità dei lavoratori e lavoratrici di poter vivere una vita dignitosa. Per cui le risorse dove si vanno a prendere? Intanto si vanno a prendere da quei 130 miliardi che tutti quanti sanno dove sono, ma nessuno li dà. Vi faccio un esempio: io lavoravo per la Marcegaglia, qualche anno fa c'è uno scandalo Marcegaglia, 19 conti all'estero, il signor Antonio Marcegaglia ha patteggiato la pena per 6 milioni di euro, ha pagato 6 milioni di euro, non si è fatto la galera, ma non è che quei soldi che stavano in 19 conti l'hanno costretto a portarli qua, sono rimasti là, per cui il problema è che invece noi quello che faremo è che quando li scambiamo poi prendiamo quei soldi, li portiamo qua e finanziamo invece le cose che pensiamo che dobbiamo fare. Sulle questioni principali che sono state poste, noi non siamo per quota 100, siamo per quota 95 almeno. Io penso che 60 anni a 35 anni di contributi è già troppo, perché il problema è che i lavoratori che fanno una vita bruttissima nelle fabbriche, nelle aziende, si fatica a lavorare, e a maggior ragione se sono donne, perché guardate, come passaggio intermedio, questa questione di opzione donna possiamo dire che siamo, come dire, siamo favorevoli a ribadirla in maniera permanente, ma in realtà va rivista, perché è troppo penalizzante delle donne che, come diceva qualcuno prima, addirittura sono quelle che contribuiscono maggiormente alla costituzione, diciamo così, del fondo pensionistico nel nostro paese. La rottura di questa storia che l'INPS serve a finanziare anche l'assistenza e di conseguenza quella cosa che si chiama ammortizzatori sociali, che è un'altra cosa che viene utilizzata dalle aziende per mantenere
mantenere, diciamo così, l'IPS è stata per 30 anni la cassa privata di Gianni Agnelli, che faceva il piano di cassa integrazione durante l'anno per i lavoratori a rotazione, così risparmiamo sugli stipendi, eccetera. Questa cosa non è più data possibile. Un'altra questione fondamentale: noi siamo assolutamente per la riduzione del tempo del lavoro e l'aumento del tempo di vita, per questo vi ho detto almeno quota 95, e soprattutto io ero in piazza all'epoca con tanti di noi che oggi stanno costruendo questa lista insieme contro la riforma Dini, perché dobbiamo tornare al retributivo, perché col contributivo, cari signori, cari amici, cari lavoratori come me, che come soffrono il fatto che oggi per esempio come me sono disoccupati, col contributivo quelli che hanno l'età mia, altro che 1180 euro di pensione, ce ne avranno 300, 400, 500, e dove dobbiamo andare? Per cui un altro provvedimento fondamentale, la riduzione dell'orario di lavoro, perché dicevo, chiedeva sempre Leonardo rispetto alla questione dell'automazione, guardatevi in Italia e nel mondo, con i macchinari si sono perse già migliaia di posti di lavoro, centinaia di migliaia di tagli di posti di lavoro, no? Aumentando la concorrenza tra lavoratori e quindi di conseguenza aumentando la possibilità di togliere diritti ai lavoratori invece di farli acquisire. Noi pensiamo che già da oggi si debba ridurre l'orario di lavoro almeno a 32 ore la settimana, no? E soprattutto c'è l'industria 4.0, dal nostro punto di vista ben venga, perché lo dovremo diminuire ancora di più l'ora di lavoro, perché l'automazione, l'aumento della tecnologia, della conoscenza e della scienza e della tecnica dell'uomo deve servire a liberare tutta la popolazione mondiale dalla schiavitù del lavoro e a vivere una vita più dignitosa e migliore, tutti e tutte. Per questo motivo diciamo che questo provvedimento immediatamente da fare, che eventualmente dovrà essere rivisto ulteriormente a ribasso come orario di lavoro che viene fatto dai lavoratori e lavoratrici. Non sono promesse. Guardate, nella storia sia la questione della quantità di lavoro, l'orario di lavoro, la lotta. Noi pensiamo che quelli che vanno nel Parlamento a rappresentare i lavoratori e le lavoratrici devono andare a rappresentare la voglia di emancipazione, di soluzione dei problemi dei lavoratori e lavoratrici, e insieme a loro devono fare una battaglia che si fa non solo dentro i parlamenti, ma si fa anche nelle piazze, nelle aziende, per gli obiettivi che ci siamo posti. Per cui, come dire, non promesse, ma sicuramente già nella nostra storia, nel nostro DNA, la voglia di lottare e di battagliare per riportare la dignità che è stata tolta da 30 anni di controriforme del lavoro e delle pensioni del nostro paese a tutti i lavoratori e le lavoratrici italiane. Grazie di nuovo e buon proseguimento. Bravo, bravo. C'era Senna Gianmarco che ci chiedeva. È andato via perché ha un problema con la famiglia, con la madre. Alessandro Giardino. No, non dobbiamo premiare, dobbiamo. Allora, ci hanno chiesto due persone. Però rispetto per tutti, se facciamo 10 minuti a testa, non riuscite a parlare tutti. Non riesco. Ma che ora sono? Cercheremo di essere sintetici. Mi chiamo Alessandro Giardino e sono candidato alla Camera per una sinistra rivoluzionaria, sono capolista, ma prima di tutto mi considero un compagno di lotta. Peraltro la nostra lista ha come obiettivo principale quello di interloquire con iniziative come queste, che considero molto serie, e vi ringrazio per l'invito. Ora, come sapete, come sappiamo tutti, in campagna elettorale gli asini volano. Berlusconi ci dà i 1.000 euro di pensione, e altri compagni che mi hanno preceduto di altre liste di sinistra ci danno l'articolo 18 dopo aver votato il Jobs Act. Perché poi, compagni, cerchiamo anche di vedere quella che è la realtà e la distanza che c'è tra le cose che si dicono e le cose che si fanno. Massimiliano è un compagno, un amico, un operaio, ma nella sua lista non ci sono solo gli operai, sono anche quelli che hanno fatto i ministri del governo Prodi. Io ero un precario alle Poste, come no? Chi? In fondo io ero un precario alle Poste, ti racconto la mia storia, visto che tu ci hai raccontato un po' della tua storia.
adesso parlo io. Ero un precario alle Poste, tanti compagni come me facevano le cause per essere assunti, poi hanno fatto il pacchetto Treu e ho trovato quello che era il responsabile del lavoro, dell'allora era il mio partito di Rifondazione Comunista che oggi sostiene il potere al popolo, fare una dichiarazione di voto a favore di questo. Qui sono state fatte tuttavia delle domande molto precise a cui io voglio dare una risposta. Opzione donna. Noi difendiamo la proroga fino al 2018, ma domandiamo a voi se questo è sufficiente. Perché andare in pensione con una penalizzazione del 30%, come è stato spiegato già da un altro compagno, significa che poi molte donne, che sono aggravate nella maggior parte delle situazioni anche del peso del lavoro domestico, del lavoro di cura, alla fine non ci andranno in pensione. Noi nel nostro programma vorremmo ritornare a quella che era la situazione precedente al governo, di qualcuno qui oggi ha parlato della riforma Bini. Noi diciamo in pensione a 60 anni o avendo lavorato 35 anni. E tutte le cose che voi vi chiedete rientrano in questo. E qui si parla della quota 41, della quota 100. Quello che sono riusciti a fare le classi dominanti è dividerci. Qui ci sono tanti comitati che per fortuna oggi si sono uniti in questa iniziativa, che rivendicano di avere un pezzo di coperta, e la coperta è sempre corta. Se non si interviene su questo non andremo più da nessuna parte, saremo sempre su un asse inclinato in cui tentiamo di prendere noi quello che viene tolto ad altri. Sarà per sempre una guerra tra poveri. Qui si parla di articolo 18. Io ho sentito Bersani, adesso al di là della questione del Jobs Act, parlare di articolo 17,5. L'articolo 18 deve essere reintrodotto, lo dico al giurista che è intervenuto, e deve garantire tutti. E non si può dissociare la questione delle pensioni alle questioni del salario. Spesso quando faccio questo tipo di ragionamenti mi si chiede: ma dove sono le coperture? È anche una delle domande che è stata fatta. Boeri l'altro giorno ha rilasciato un'intervista, lo dice lui, presidente dell'INPS, che per tornare alla situazione precedente alla Fornero ci vogliono 14 miliardi di euro. Tra l'altro, se mettessi assieme tutte le vostre richieste ci vorrebbe anche meno di questo. Non so se avete mai fatto una stima, 5, 6 miliardi, voglio esagerare. 14 miliardi di euro è grosso modo l'elusione contributiva che c'è in questo paese, senza contare tutta l'elusione solo del lavoro privato che viene fatta dallo Stato. Sapete quanti dipendenti ci sono in Italia per andare a beccare i padroni che non versano i contributi? Meno di 1000. Beh, non sarebbe una cosa, un investimento serio e utile assumere 4 o 5 mila persone che si occupano di andare a beccare i padroni e fargli pagare i contributi, che sono soldi nostri? Perché qua si parla sempre del fatto che ci sono sempre più pensionati e meno lavoratori dipendenti. Però le pensioni, non è stato detto questo oggi, sono salario differito. Cioè, le pensioni sono state pagate in 35, 37, 40, 42 anni di lavoro. Andate a fare i conti, perché qui si parla di aspettativa di vita. A parte che l'aspettativa di vita nel 2016 è calata in Italia e penso calerà in questa epoca di crisi, come dicevi? È calata anche nel 2017. Esatto, quindi... Ma il punto non è questo, cioè non è che uno Stato può sperare che la gente crepi per risolvere i problemi dei conti. I soldi vanno presi lì dove ci sono. Sparo alcune cifre, scusatemi. Sapete quanti sono i soldi? L'ultima volta ci è stato detto da un ministro di destra che vengono dati a fondo perduto alle imprese di questo paese. Circa 30 miliardi.
L'anno scorso, negli ultimi due anni, sono stati spesi 31 miliardi per salvare le banche di questo paese, con manager che prendono salari che corrispondono a 1000 volte quelli dei loro dipendenti. Negli ultimi 30 anni, i salari del 50% della popolazione italiana sono al palo, ma c'è un 1% che ha visto aumentare i propri salari del 300%. No, scusate, del 300%, di 300 volte. D'altra parte, se siamo in un pianeta dove 8 persone hanno ricchezze che corrispondono a 460 miliardi di euro, cioè quello che hanno 3 miliardi, cioè la metà della popolazione mondiale, questa è la realtà, i soldi ci sono. Cioè, a voi dicono che non ci sono i 100-200 milioni per fare la proroga del condono. Quando dovevano salvare le banche venete, neanche le principali banche di questo paese, nel giro di pochi giorni hanno tirato fuori 17 miliardi di euro. Allora, la proposta che noi avanziamo è molto semplice. Andare a prendere i soldi, per tornare, per applicare la proposta che noi avanziamo, ci vogliono circa 60 miliardi di euro. Sembra una cifra gigantesca. Ma se si vanno a prendere i finanziamenti a fondo perduto alle imprese, alle banche, questi 60 miliardi di euro sono stati spesi negli ultimi anni. E poi dico un'ultima cosa. La questione del debito. Negli ultimi 22 anni, per 21 di questi 22, l'Italia è un paese che ha un saldo primario inattivo di circa 60 miliardi di euro. Cosa vuol dire? Che se non fosse per gli interessi che si pagano sul debito, che in gran parte è concentrato nelle mani di alcuni grandi speculatori, soprattutto all'estero, lo Stato sarebbe inattivo, ci sarebbero 60 miliardi ogni anno per politiche sociali, per le pensioni, per l'occupazione, per dare un reddito ai disoccupati. Allora, bisogna togliere la proposta del pareggio di bilancio in Costituzione e bisogna mettere in discussione queste politiche d'austerità che ci vengono dall'Europa, perché poi alla fine si finisce lì. E io dico un'ultima cosa, guardate quello che è successo in Grecia, che c'era un governo che non metteva in discussione questa Europa, ma proponeva la riforma dell'Europa, così come propongono oggi certe sinistre, che ha fatto un referendum in cui i greci hanno detto che non volevano le politiche di austerità che gli arrivavano dalla Troica, che rifiutavano il memorandum, e dopo che il popolo greco si è pronunciato, quel governo, sto parlando di Tsipras, che ancora oggi viene difeso ingiustamente da molti a sinistra, non solo ha applicato il memorandum, ma poi si è buttato su quell'asse inclinato e oggi addirittura viene proibito il diritto allo sciopero in Grecia. Ora, quando si parla delle coperture non accettiamo questo giochino che ci viene dalle classi dominanti. I soldi non ci sono, i soldi ci sono, bisogna andarli a prendere lì dove sono concentrati. Questo è quello che noi proponiamo come sinistra rivoluzionaria. E poi non basta votare, col voto non è mai cambiato niente in questo paese. Quando i comunisti, la sinistra, non governava, era l'opposizione, ma c'erano i lavoratori nelle piazze, c'erano le masse nelle piazze, allora le generazioni stavano meglio di quelle precedenti. Poi siamo andati al governo e lì è finita. Per cui non andate a chiedere a un candidato che cosa farà per voi. No, andate a dire a questo candidato che cosa puoi organizzare nei luoghi di lavoro, tra i disoccupati, tra gli esodati, che tipo di mobilitazione. Perché non è possibile che siamo in un paese dove viene fatta una legge così vergognosa come la Fornero e la CGIL fa 3 ore di sciopero. È lì il punto, è da lì che bisogna ripartire. Grazie.